Buonasera e benvenuti a Bizona, il personaggio sportivo di questa settimana che ci racconterà la sua storia nell'ambito sportivo. È l'attuale presidente del Delfino Pescara, Daniele Sebastiani. Buonasera Presidente, buonasera, grazie Diego, buonasera per aver accettato il nostro invito. Questo è un angolo diverso rispetto alle consuete interviste che realizziamo a livello calcistico, perché Sebastiani è stato sempre. Uno sportivo per tante discipline, citiamo le più importanti, ciclismo, calcio a 5, calcio. Ecco, partiamo intanto dal calcio perché tutti da ragazzi abbiamo cercato di, di giocare, di pensare un giorno di diventare calciatori. È stato così anche per lei? Ha provato a, a, a fare il calciatore? Ho provato, però sono uno di quelli che non... Non do colpe a nessuno per la mancata riuscita della carriera calcistica, perché di solito si sente dire sempre che non c'era la testa, la colpa era dell'allenatore, qualcuno del. Io ho provato, ho giocato un po' da ragazzino, poi a un certo punto ho visto che non era quella la strada. Campo ehm... dei Gesuiti, no? No, Gesuiti, Antistadio, io giocavo allora con la Castellammare, quindi. Eh, però poi a un certo punto ho lasciato perdere perché intanto avevo lo studio da seguire poi non era sicuramente la strada che mi avrebbe la portato La Castellamare di Pitocco? All'epoca sì, sì all E sì. in che ruolo del, del giocavi? Nel mister Tomei, del, Tomei. Sì, Io giocavo terzino a sinistra E che mancava Sebastiano per fare il calciatore? Eh, mancava quello che manca al 90% dei ragazzi che non arrivano a fare i calciatori professionisti cioè, è chiaro che io dico sempre che chi arriva qualcosa in più ce l'ha, quindi sono convinto che a me mancava parecchio per fare il calciatore. Quindi è meglio che. Ha disputato campionati minori. Sì, ho disputato campionati giovanili, ho fatto i tornei che si facevano allora con. È uscito qualcuno con da le varie squadre che è diventato famoso. Beh, sì, mi ricordo che io giocavo contro Marchionne che, ah. che all'epoca giocava nella Pescara 74, se non vado sì. errato. Eh, lui è uno che insomma qualcosa nel calcio ha fatto Sì, poi c'erano tanti altri ragazzi che io ho conosciuto in quell'avventura che magari non sono riusciti ma che a me che potenzialmente potevano sicuramente chi poteva fare diventare molto un di calciatore e non ci è riuscito cioè ma io mi ricordo, il periodo, mi ricordo il periodo dei ragazzi che poi la maggior parte andarono in prima squadra con Galeone erano quasi tutti amici miei e quindi mi riferisco ai vari Felice Mancini, questa gente qui, lo stesso Bergodi, Spartaco Cordella, Maurizio Frasca, Paolo Smerilli, c'erano tanti ragazzi, c'era allora bella nidiata. A ehm. mio avviso c'era un ragazzo che per me era il più forte di tutti, che era Peppino di Donato, che, che non ha fatto il calciatore, ma che secondo me eh, poteva tranquillamente fare il calciatore. Il settore calcistico amatoriale della nostra città è cresciuto nell'ultimo periodo oppure non ci sono più le tante società? Ricordiamo l'Ursus, la Chiola, vabbè, poi l'Arena Tocuri. Anche sotto questo aspetto, Pescara ha perso un po' di, di valore, no? Ma io penso che a quel livello lì, quando, quando perdi quelle persone che hanno la passione, eh, poi si fa fatica a trovare gente che, ha voglia, che abbia voglia di fare sacrifici, di rinunciare ai propri spazi per portare in giro i ragazzini a giocare. Cioè, nel, cioè il Clemente Prioli di una volta non si trova più. È difficile, di, è difficile trovare quella gente e quindi è, è sempre più difficile portare avanti i progetti nell'ambito di, di un settore giovanile. È chiaro che per la squadra professionistica è un po' più facile perché diventa quasi eh, un, um, un lavoro per tutti e quindi è molto più semplice trovare chi eh, si adopera per questo. Quando, quando si parla di di scuole dilettantistiche, ancora di più nel settore giovanile delle scuole dilettantistiche, si fa più fatica. Ecco, lei ha iniziato a lavorare molto presto, ha perso il papà in giovane età: ha una sorella, quindi eh, non aveva nemmeno fratelli, e, insomma, si è buttato subito nel, nel mondo del, del lavoro, anche per questo, non ha intrapreso una carriera sportiva a livello professionale oppure erano solo capacità che mancavano. No, 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 io ritengo che per fare certe cose ci vogliono le capacità, così come ritengo di essere stato bravo nel mio lavoro e sono riuscito bene nel mio lavoro, eh, non avrei potuto fare la stessa cosa a livello sportivo, quindi bisogna essere obiettivi e onesti perché poi sennò no, si si dicono fesserie. Sono solo alibi. Al no, tuo... sono solo alibi e per la maggior parte delle persone veramente sono solo alibi. Io A me piace molto per esempio il settore giovanile a me piace tantissimo, penso di essere in assoluto, ma senza tema di smentire, il dirigente di una squadra di calcio che segue tutte le categorie, forse anche molto di più le, più, le, le, le minori che, quelle che, che la prima squadra, e però devo dire che molte volte il, forse il male di questi ragazzi sono proprio i genitori, perché alle volte si... Eh, Fanno, fanno, e fanno, illudere. Sì, fanno illudere questi ragazzi e mettono in testa a questi ragazzi delle cose che poi purtroppo non, non avvengono, ma non perché il ragazzo non, non è. perché purtroppo sono tanti fattori nell'ambito nell di una crescita di un ragazzino che, che possono determinare la riuscita o la mancata riuscita. Quindi, dare a questi ragazzi un'aspettativa importante sin da quando hanno 12-13 anni. Eh, secondo me non è sempre un bene, anzi, il più delle volte è un male perché poi si rischia di, di, di trovarsi a 18-19 anni. oltre ai piedi, anni. bisogna avere anche la testa perché a quell'età poi è facile lasciarsi condizionare non so, dalla prima fidanzata o dal genitore, sono tanti i fattori che possono incidere. No? Ma in questo momento, secondo me, il fattore principale è la testa perché io dico sempre che di grandissimi fenomeni in giro non ce ne sono. E Vedi, eh, poi puoi anche toccare con mano sul campo che alle volte riescono più dei ragazzi che hanno meno doti ma più testa e non il contrario, quindi evidentemente questo è un aspetto molto, molto importante. Lei si è sposata anche giovanissimo, quindi, non è che le ragazze hanno condizionato il suo lavoro? No, no, a me le ragazze non mi hanno mai condizionato. <ride> eh, io mi sono sposato a 27 anni. In, in, L'anno dopo avevo già subito una bambina, quindi ho, pensato, ho cercato di pensare sempre forse troppo all'aspetto lavoro, all'aspetto famiglia e quindi sono felice della scelta. Due figlie che ho fatto. femmine, Michela e Maria Cristina. Due figlie femmine, un Di solito noi genitori pensiamo sempre di avere un maschio, ma non manca, no? No, io sono felice di avere due figlie femmine anche perché sono due ragazze splendide, due ragazze che mi adorano e forse anche le, le donne sono un po' più ruffiane, quindi per noi papà mh, sono sempre eh, le cocche di casa, no? quindi a mio avviso io, cioè, a me non manca il maschio, ci mancherebbe, poi i figli sono sempre maschi, certo, femmine, certo. Che sono, sono sempre importanti. Non... L'altra passione sportiva è stata il eh, ciclismo. E ciclismo perché un po' per passione poi ha conosciuto l'ex corridore Stefano Giuliani conosceva Masciarelli, un po' tutti quelli che hanno fatto carriera perché dall'Abruzzo sono usciti tanti, tanti campioni allora mi diceva la prima esperienza è stata con la squadra della Cantina Tollo io pensavo fosse una mobilvetta invece... È stata no, una... noi, io, siccome sono sempre stato un appassionato di ciclismo poi vado anche in bici adesso magari un po' meno per, per i tanti impegni ma mi piacerebbe veramente andarci molto di più, Dai perché, di mountain bike, perché no? è uno sport, no ma io andavo in bicicletta a strada, mountain bike a me piace molto ed è uno sport molto molto bello ed è in assoluta crescita da parte degli appassionati, proprio dei, dei frequentatori della bici e quindi frequentando molto questo ambiente ero, ero e sono ancora molto amico di, degli ex corridori che erano in Abruzzo in quel periodo che erano tanti, hai citato Masciarelli, c'era Stefano c'era Rabottini, Onesti, ce n'erano tanti di ragazzi tanti. Che, che hanno eh, fatto i professionisti per anni e hanno dato belle soddisfazioni alla, ai tifosi de, delle due ruote. E da lì. Il più forte altro, era Masciarelli? Ma io ritengo, adesso fare dei paragoni e portare un, un, diversi, un, alle, certo. un giocatore o pu, piuttosto che un ciclista in un da un'epoca all'altra è sempre difficile, però ritengo che con la. La grinta e il fisico che aveva Lorenzo in, questi, in questo periodo qui sarebbe stato uno dei campioni. Oh, quindi eh, seguiva poi la, la prima società, sì, la diciamo che, diciamo che in quell'epoca era, era uscita questa idea di, di, di fare questa squadra e io che sono sempre stato in mezzo a loro quello che era un po' quello che organizzava, che faceva, che cercava di, 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 di tenere a bada questi qua perché sono comunque sempre atleti e quindi con tante belle idee però poi da, da, diciamo da, da mettere insieme e da far funzionare, e facemmo con Lorenzo, Stefano e, e Santoni, il marchigiano, eh, creiamo la prima squadra Cantinatollo Cobo. Che fece veramente una, una bella strada nel mondo del ciclismo professionistico. Tanto è vero che insomma da lì passarono anche tanti, tanti corridori importanti. Quindi eh, la Mobilvetta. La, la Mobilvetta nasce... nacque, nacque nel 1998, se non vado errato, 96, fine 97 98 perché all'epoca eh, non si aveva un'idea un univoca sul, sul, sul progetto eh, squadra da parte dei due pescaresi, con eh, il, il marchigiano, però ecco, si sta cosa cioè lo stesso. Era difficile metterli insieme? Sì, ma oddio, c'erano delle vedute diverse, si staccò Stefano Giuliani e io eh, aveva, a, ho anche, avevo e ho anche un rapporto di parentela con Stefano e quindi diedi una mano a Stefano nel mettere insieme questa squadra. Che, che corridore si... era Stefano Giuliani? Ma Stefano Giuliani era, secondo me, se vogliamo... O riportarla al calcio era quello che infiammava le, le curve, no? cioè quello, un corridore, dava che, tutto. corridore che magari partiva, dava tutto e poi a 20 km dall'arrivo lo trovavi seduto sul, sul guardrail. <ride> si, fermava. No? Sì, si fermava perché non ne aveva più, però era un corridore che tu quando lo vedevi in gara ti entusiasmava. Era uno di quelli che faceva le fughe da 200 km. D'altronde, le gare, le gare che lui ha vinto, che sono gare anche importanti che sono tappe al Giro d'Italia. Sono gare che lui ha vinto in questa maniera qui, partendo da lontano, facendo delle fughe eh, che sono rimaste nella, nella mente di tutti gli sportivi di questa, di questa disciplina. E quindi Stefano era uno di quelli che, che piace molto al pubblico. No? Cioè che piace... Rabottini invece aveva caratteristiche diverse. A Rabottini era un, un corridore che aveva, che aveva delle caratteristiche diverse, soprattutto un corridore che era molto molto intelligente in gruppo. Ed era uno che aveva delle capacità che poi al momento giusto le tirava fuori e faceva, anche lui ha vinto delle, delle belle gare. Eh, ripeto, tra i tre che sono stati nel, negli anni nostri, perché, perché poi, poi chiaro, ci sarà Danilo Di Luca che ha portato sì, 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 negli anni nostri, diciamo, eh, che sono, erano i più conosciuti, più in vista, eh, sono Masciarelli, Rabottini e Giuliani. Io penso che, ripeto, dei tre chi, chi ha raccolto di più diciamo, dal punto di vista eh, sportivo è sicuramente Masciarelli, eh, non, non fosse altro perché per dieci anni Ma lei, è stato. lei correva anche insieme a questi. No, io che Poi sarebbero insieme, diventati campioni, cioè, si insieme, allenava. Correvo insieme, una parola grossa, cioè ah, mi, alle, mi, allenavo con loro, mi allenavo con loro, facevo dei pezzi di strada con loro. Poi è chiaro che loro allungavano. Io tornavo per motivi di lavoro, però. È stato un bel periodo perché, ripeto, erano... Quanto il ciclismo, era diverso l'ambiente del ciclismo da quello del calcio? Beh, il ciclismo di quel tempo era ancora un bel ambiente, un ambiente dove c'erano delle gerarchie, stavo finendo il discorso su Masciarelli, il fatto di poter essere eh, stato per dieci anni il gregario di Francesco Moser era un, un modo per... Eh, Dare un segnale, no? cioè, la gente riconosceva Masciarelli, riconosceva Giuliani per quello che facevano al servizio del campione. Poi, a un certo punto, nel ciclismo sono cambiate le regole, sono entrati i punteggi, i famosi punteggi eh, USI, e da lì il ciclismo è cambiato completamente perché ognuno pensava per sé, ognuno pensava di poter diventare campione il, il, e quindi si è un di po' snaturato l'immagine di, di, di questo sport. Poi dopo i vari scandali che ci sono stati in questo mondo purtroppo hanno veramente devastato eh, il mondo del ciclismo stesso e quindi un pochettino da questo punto di vista mi sono allontanato. Eh, diciamo poi Danilo Di Luca è stato il corridore che negli anni successivi ha vinto quel che ha vinto con tutte le problematiche che ci sono state. Eh, sì, però io su questa cosa volevo... Mh, Premesso che non sono, ho detto prima, mi sono allontanato anche per questi motivi perché non, non sono cose che, che mi piacciono. Però una cosa la devo dire perché poi se no si rischia di buttare solo fango addosso certo. a questi ragazzi. Io penso che come in tutti gli sport, eh, il campione, o il cavallo sia sempre il cavallo e l'asino rimane asino. Quindi non è che. Se Danilo o altri corridori hanno fatto qualcosa eh, di sbagliato, sicuramente eh, questa cosa ha permesso loro di diventare dei fenomeni. Perché a mio avviso, in, in certi modi e in certi momenti, eh, questa cosa è un po' generalizzata e vince sempre chi è più forte. Quindi eh, io dico, penso che, ripeto, con, con tutto quello che mi dispiace che è successo a Danilo perché eh, poi alla fine non ci dimentichiamo cioè, che sono sempre un po ragazzi del sistema che si era creato. Ma secondo me, sì, secondo me sì, ma non solo Danilo, come tanti, certo. altri, come tanti altri, che sono incappati in questi problemi, però ritengo che Danilo sia un, un campione. Danilo è un corridore Insomma, eh, lei forte. Ha, ha intrapreso la stessa strada del competimento commendator Cibilia che è iniziato con il ciclismo, con la GIS portando veramente grandi campioni nella, in quella società che lui sponsorizzava. Seguiva anche quella GIS di Moser, di, eh, di tutti, perché è un po'... Ma io seguivo il ciclismo, all'epoca seguivo il ciclismo, il paragone che, che fai con il comendatore Sibiglia mi, mi riempie di, di, di orgoglio, ma eh, lui è stato molto più importante di me perché lui aveva una squadra che all'epoca era la più forte al mondo. Cioè, eh, nella GIS all'epoca... Passarono corridori come De Vlaming, eh, come eh, Van de Velde, eh, Moser, cioè, fior fiori di corridori, non è nulla di paragonabile a quello che abbiamo fatto noi. Quindi eh, va dato grande merito al Commendatore Sibiglia perché all'epoca aveva veramente il top eh, dal punto di vista proprio sportivo. Però io seguivo, eh, già da allora seguivo il ciclismo perché mi è sempre piaciuto come sport, perché l'ho sempre praticato e quindi mi faceva molto piacere sapere di avere Quindi, a pescare no? una squadra, a Pescara, in Abruzzo una squadra importante, ma eh, in Abruzzo noi abbiamo avuto veramente delle, delle eccellenze dal, dal, dal punto di vista sportivo che oggi purtroppo non ci sono più o ci sono eh, per, per merito di qualche imprenditore che ancora continua a farlo, mi riferisco non lo so, alla Vini Fantini piuttosto sì. che alla, a, a Marchesani che che ha fatto partire il nuovo team quest'anno, uh, però non ci dimentichiamo della pallanuoto, noi a Pescara abbiamo avuto sì. una delle squadre più forti al mondo e oggi questo sport purtroppo è sparito, quindi ritornando eh, vale per la canestra, poi ritornando per la a, bombo, cioè. a, a Bomba quando si dice che è difficile trovare chi si avvicina allo sport. Purtroppo in questo momento sono altri problemi ben più importanti e quindi è difficile trovare imprenditori. Per chiudere con il ciclismo ricordiamo sempre il buon Renato Ricci che ogni anno si accolla questo Trofa Matteotti che resta una perla di, di pescara, no? Assolutamente sì, Renato gli va dato atto che ah, ha continuato. Letto che... Poteva starci anche lei nel comitato organizzatore. Ma io eh, sono stato più volte avvicinato al Trofeo Matteotti e sinceramente… Però quella è una creatura della famiglia. Non mi dispiacerebbe Lips. nemmeno, però purtroppo in questo momento sono tanti e tali impegni che non, non riuscirei a essere un valore aggiunto. Quindi Renato lo sa perché… Soprattutto a livello organizzativo. Ma Ci vuole, ci vuole eh, tempo, ci vuole organizzazione, ci vuole anche eh, la possibilità di, di, di farla ritornare… Hai fastidi un tempo perché il Matteotti, come dicevi tu prima, era una corsa importantissima negli ultimi anni, sicuramente eh, con il, la, la mancanza delle risorse è chiaro che eh, si fa sempre più fatica a farlo. In pratica eh, a ritornare se doveva mollare Ricci, Renato, il Matteotti rischierebbe. Ma io di, mi auguro di sempre morire. che chi, ha, chi fa qualcosa eh, non si stanchi mai perché purtroppo trovare i ricambi poi è sempre difficile e il Matteotti nell'anno in cui Renato non si è fatto, quindi eh, è questo il risultato. Ciclismo calcio. Sibiglia si è stancato dopo 18 anni nel fare calcio. Sebastiani per arrivare a 18 anni minimo. <ride> Ma io penso altri che, 12. Io penso <ride> che il commendatore eh, abbia, fatto, abbia segnato un periodo importantissimo per il Pescara perché al di là del delle critiche che poi ci stanno sempre, delle, delle, delle simpatie o delle antipatie, però oh, fin tanto che c'è stato il commendatore in Pescara ha sempre avuto modo di esistere e di eh, vivere dignitosamente. Poi ritorniamo a Renato, no? si è andato via il commendatore e probabilmente si, si sono visti i risultati, quindi è difficilissimo ripercorrere la strada del commendatore perché vi posso assicurare, soprattutto in un periodo come questo, che... È difficile mantenere una situazione di questo tipo a questi livelli perché purtroppo c'è bisogno di, di, di tempo, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di, di risorse economiche importanti e quindi si fa sempre più fatica. Però noi, eh, mentre il commendatore era solo, io solo non sono, quindi qualcun altro insieme a me c'è e quindi che ringrazio. Uh, per essere per sopportarmi per essere vicino Cioè dire che affianco al commentatore c'era Antonio Riveri, però Sì, lì... però era la stessa, sì, diciamo, io dico sì, la stessa famiglia, sì, cioè erano sì, soli, sì, eh, non vorrei fare un torto ad Antonio che tu sai bene che è mio amico, quindi erano soli dal punto di vista sì, proprio sì. della famiglia che, noi invece siamo eh, c'è qualcuno in più, quindi a mio avviso eh, se riusciamo a mantenere questa situazione, soprattutto se riusciamo anche a migliorarla facendo coinvolgendo qualcun altro è un progetto che per Pescara si può e con lei tra, tra i tanti meriti è anche quello di aver riacceso eh, l'entusiasmo e la passione di un dirigente che ha portato anche il nome di Pescara a livello nazionale come Vincenzo Marinelli. Cosa le racconta oggi Marinelli delle esperienze che ha vissuto lui in quel Pescara di Tom Rosati, poi di di, Cade, di Galeone, cioè nella precedente Esperienza calcistica di Marinela. Ma con Vincenzo ci si confronta sempre su queste cose, perché è chiaro che poi lui ha vissuto il passato, ma vive il presente sia standoci vicino, ma soprattutto vive il presente nell'ambito della federazione essendo eh, accompagnatore dell'under dell 21. Quindi ha vissuto i, i due modi di fare calcio, perché eh, all'epoca tante incombenze non c'erano, cioè loro. Qualche volta si ride, no? si scherza. Sì, 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 era un diverso, eh, si girava sì. con le cambiali a comprare cioè, i giocatori, piuttosto certo. che oggi questo non c'è più, oggi è tutto regolamentato, anche se alle volte escono fuori delle situazioni che eh, chi è all'interno del mondo del calcio dice ma come Però com è anche possibile? Però allora non avuto dei momenti di sofferenza. Momenti, momenti di sofferenza, momenti belli ci sono sempre, perché purtroppo il calcio non è una scienza esatta, cioè, noi assistiamo a delle annate dove tu hai programmato di fare benissimo e fai meno bene e poi un anno in cui sei lì che dici "Ma speriamo che, che Dio ce la mandi buona e magari stravinci il campionato" perché ecco da tifoso quando andava allo stadio con gli amici, no? quindi parliamo di tanti anni fa, gli amici li possiamo pure citare, vedevamo con Gianni Paglione, altri cioè, che atteggiamento avevate? Eravate critici, ce lavate con l'arbitro, non so, con l'allenatore, parliamo in generale no, io, io penso di essere stato o seguivate sempre, in silenzio no, io sono sempre stato molto equilibrato, Tranquillo. mi è sempre piaciuto vedere lo sport tutto il calcio in particolare perché mi piace proprio, io gioco ancora, mi diverto ancora a giocare però uh, sono sempre stato equilibrato perché so benissimo che cosa significa uh, portare eh, avanti un questo lo sa so oggi quando era no, tifoso. No, lo sapevo anche prima perché <ride> mi sono sempre occupato di, di queste cose. E penso che, ma non solo io. Cioè, Vabbè, forse anche un chi fatto fa, caratteriale. Chi fa l'imprenditore sa quanto sia difficile portare avanti una qualsiasi azienda, e quella è un'azienda sì, come conosco. Ma ci altre. sono degli imprenditori che allo stadio si trasformano? Sì, ce ne sono tanti. Ci sono io, ho degli, gli io ho degli amici che sono delle persone che se le vedi fuori sono persone di, di, serietà, una, di una serietà, ma, ma non è che dopo in una storia non lo sia. No, no, però no, si come, trasformano sì, dal sì, punto di vista proprio del, eh, del momento. No? Eh, questo tipo sì. tranquillo io no, sicuramente tranquillo no, perché insomma in questi anni mi sono preso pure qualche squalifica, quindi tranquillissimo no. No, no come dirigente No, no, tifoso. ma anche come quello fa parte del carattere, non si tratta no. di essere dirigente o no, perché è chiaro che se io eh, mando all'altro paese qualcuno, lo mando come tifoso, non mi succede nulla, se ce lo mando come presidente me, me la danno. Ecco, da tifoso mezzo. qual è il pescara più bello che ricorda? O il giocatore Ma io devo che mi faceva impazzire. Guarda, io devo dire che eh, l'anno, per esempio, il primo anno di Galeone, dove c'erano tutti quei ragazzi che per la maggior parte li, li conoscevo benissimo, è stato un anno entusiasmante perché poi, quando si hanno le difficoltà, no, ci si stringe tutti quanti intorno alle difficoltà e si cerca di dare una mano in tutti i sensi. Eh, ci sono stati anni belli, tanti... Il giocatore più forte che è stato? Giunio, chi dice Giuno, chi dice Sliskovic? Che carnevale. Ma io mi ricordo, ho in mente sempre di Sliskovic, ho in mente sempre quell'azione sulla bandierina contro il Milan che, dove c'erano quattro milanisti seduti e lui che usciva con la palla. Quindi, eh, ci sono, sono passati tanti giocatori bravi a Pescara, tanti giocatori bravi anche pure Si qualche... aspettava ad esempio che Allegri, capitano del Pescara, diventasse un giorno allenatore della sua Juventus, che è anche tifoso Juventino ma io mi aspettavo che, che Allegri diventasse allenatore, bravo perché è un ragazzo che ha la testa e, e normalmente, come ti dicevo prima, siccome oggi vale più la testa che, che i piedi, eh, tanti, di quei, di, tanti di quei giocatori del passato, per esempio Gian Piero Gasperini per dirne un altro, sono persone che hanno eh, qualcosina in più, cioè purtroppo i, i calciatori per tanti motivi, non solo per colpa loro, ma perché magari hanno abbandonato eh, prima gli studi per dedicarsi al calcio, hanno, fatto, hanno avuto modo di vivere delle vite un po' più spericolate perché è chiaro che si è al centro dell'attenzione con tutto quello che ne consegue. E anche in mezzo a loro ci sono dei, eh, degli atleti che hanno quella marcia in più. E a Pescara ne sono passati diversi che hanno... Um, Altro Roberto Bosco: certo, certo. ci sono tanti giocatori che sono passati per pescare e che hanno fatto bene e stanno facendo Una bella bene bella Lei dice continua a giocare a calcio, vabbè sempre a livello amatoriale, ma anche a calcio a 5, calcetta. No, no, il calcio a 5 ci gioco gli amici molto volentieri, però prima io non mi sono mai occupato di calcio a 5. Non è una passione, su questa non, non, quindi ciclismo non so e entra. calcio diciamo. Ciclismo e calcio, poi il calcio a me piace giocarlo, è chiaro che con i ritmi nostri, perché purtroppo a 50 anni non è che si può stare a certi livelli, però ogni tanto facciamo una bella partita, l'ultima partita l'abbiamo fatta e mi sono divertito molto prima eh, delle feste di natalizie con eh, la Primavera, quindi con lo staff della, della, del settore giovanile contro la squadra Primavera. Ci siamo divertiti tantissimo, ma devo dire ecco, sempre a livello di divertimento. Avrebbe mai pensato un giorno di diventare presidente della squadra della sua città? No, personalmente no. Non perché. Perché purtroppo è un compito che è molto più grande di quello che sto svolgendo, ma in termini di impegno, di, di impegno da tutti i punti di vista, impegno economico, impegno eh, materiale, eh, d'altronde io mh, non sono partito per fare il presidente, mi ci sono ritrovato perché sono rimasto da solo, eh, tutti lo sanno eh, che armiamoci partite, questa è stata la storia del Pescara, degli ultimi sei anni e, e quindi mi ci sono ritrovato e siccome nella mia vita ho sempre messo la faccia in quello che faccio e non ho mai eh, ho sempre cercato di, di mantenere fede agli impegni che ho preso, mi sono messo sulle spalle questa croce e devo dire grazie a chi insieme a me mi dà la mano di portarla avanti, la, la stiamo portando avanti, cerca, cerchiamo di portarla avanti nel migliore dei modi. Ecco, quel giorno vi siete andati in Tribunale avete capito che stava... Stavate facendo veramente una grande cosa per la città di Pescara, no? Lì avete avvertito soprattutto la difficoltà che c'era in città nel ricostruire un giocattolo. Sì, quel giorno il tribunale devo dire che io mi sono molto emozionato. Mi sono emozionato perché, eh, ripeto, essendo in quel momento era veramente l'ultima ruota del carro di questo, di questo carro. E, Beh, però è stato tra però, i fautori della cosa. Sì, sì no, ero stato all'inizio, ma ancora qualche anno prima, insieme a Peppe, avevamo eh, cercato di mettere insieme un po' di gente all'epoca de, del presidente paterna eh, per rilevare da paterna la, la società. Poi dopo non c'erano i numeri, non c'erano a differenza di quello che succede in altre piazze dove prima si acquista e poi si fa la due diligence noi le avevamo fatte prima quindi non abbiamo fatto ridere nessuno in Italia e, e quindi, forse oggi se ne stanno accorgendo sì ma beh questa è una cosa che comunque voglio dire no, se sempre. se ne, se ne accorgono in tue. pochi perché poi non, non tutti guardano queste cose nel calcio nello sport si guarda la domenica quello che succede in campo che per carità è giustissimo perché poi tu puoi essere bravissimo a fare i conti, ma se, se poi retrocedi tutti gli anni alla certo, fine eh, retrocederai certo. con i conti a posto, ma sempre il retrocesso sei. E noi penso che in questi sei anni noi abbiamo fatto sicuramente qualcosa di buono, perché siamo, non ci dimentichiamo. Quindi che stava buono. dicendo, prima con Paterno c'era stato... Sì, c'era stato questo approccio che c'era ancora, mi ricordo, il sindaco, l'attuale presidente della Regione. Sì. E quindi era, ci eravamo impegnati io, Peppe, insieme a Luciano D'Alfonso ai vertici della Caripe per trovare una quadra a questa situazione non si riuscì quindi noi facemmo immediatamente un passo indietro uh, lasciando liberi di, di quindi agire quindi dall'esterno avete seguito tutto l'evolversi con i pincioni, con Soglia sì, e sì, sì, e sì, sì, assolutamente sì assolutamente sì anche con Soglia eravamo stati uh, a parlare per vedere di fare qualcosa però è chiaro che quando tu uh, devi entrare in una società che ha già un piede nella fossa e che uh, all'epoca aveva, mh, senza, uh, guardando velocemente il bilancio, 13-14 milioni di debiti, e si faceva fatica considerando che aveva quel contenzioso con il comune di Pescara, solamente col comune di Pescara che era fuori dai 12-13 milioni di debiti e che era, riguardava i 2 milioni. E spicci del, del pagamento dello stadio da sempre, Da sempre. È stato un da sempre questa lo dico con orgoglio, è l'unica società che, che oggi, fino a oggi è in regola con il pagamento del, dello dello, dei costi dello stadio, che non sono solo lo stadio, ma sono la pubblicità, sono le, le pulizie da, da qualche mese a questa parte, quindi tutte queste cose sono cose positive, però sono cose pesanti perché comunque… Bisogna gestirle. Allora, il nome poi che, che era il più popolare era quello di Peppe De Cecco. I primi anni dove avete speso molto perché la Serie C eh, lì è costata tanto. Non so se con costi minori si sarebbe vinto, ma allora, questo col senno del poesia si fanno questo tipo di, di discorsi. Ecco, pensate lì, soprattutto il primo anno, di aver esagerato. Nel, nella spesa per la, costruire questa squadra. Ah no, io, questo, io dico solo una cosa: che eh, quello che è stato fatto è stato fatto in assoluta buona fede. Eh, perché ha per, precisato col senatore del In Polo assoluta buona fatto. fede, però mm. con una grandissima inesperienza. E la cosa che a me eh, invece ha disturbato in quel periodo è che. Bastava anche solo riconoscere che siamo inesperti, possiamo sbagliare e, e, e ci mancherebbe che uno lo possa fare, però avere la presunzione di essere un fenomeno in generale e, e poi sbagliare sistematicamente significa eh, che, che prima o poi vai verso una strada che ti non ritorno. Questo è quello che è successo un pochettino in quegli anni, abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo speso una valanga di soldi. E questo ce lo siamo portati fino a oggi, perché è chiaro che se noi, ehm, noi nell'anno in cui abbiamo vinto il campionato, con tutto il rispetto per i ragazzi che qualcuno è ancora qui, no? non è che avevamo dei fenomeni, avevamo dei buoni giocatori che in altre piazze prendevano 10 e noi li abbiamo presi dandogli 100, che era una cosa fuori dalla, dalla, dalla normalità. Quindi questa cosa a noi ci ha portato a dei grandi danni. E ci ha portato fino al punto che ad agosto del 2011, eh, di fronte a, a, alla necessità di, 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 di mettere dei capitali nel, nel Pescara, eh, sono spariti tutti. E quindi questa era un po' la situazione, la situazione del Pescara. Lei come riusciva a convincere gli imprenditori che poi sono entrati nel sistema calcio-pescarese? Io penso le che vittime di Sebastiani, l'associazione vittime, no? vittime di Sebastiani. Io penso che nella vita c'è bisogno di credibilità, no? di, questo lo dico con, con orgoglio e presunzione. Io penso che la, la, la forza più grande che io, che io ho sicuramente non sono nei soldi, eh, ma è la mia credibilità. E, e su questa base. Qualche volta dico sempre che mi sento anche responsabile nei confronti di queste persone perché su questa base tanta gente, tanti imprenditori mi hanno seguito e mi hanno dato la possibilità di uscire fuori da un fosso che era uh, veramente molto molto grande. E, e dopo siamo stati bravi anche, anche bravi. È stato quello durante l'annata la, la, della promozione in atto. Ma sicuramente, perché io dico sempre che quando tutti eravamo sul pullman a gioire, questo Pescara aveva milioni e milioni di debiti, quindi quando poi io sento dire che ci avete fatto con questo, che ci avete fatto con quest'altro, eh, mi, mi girano un po' le scatole perché veramente li porterei qui. Ecco, anche l'anno della Serie A pensate di aver speso eccessivamente rispetto alle vostre possibilità? Ma io penso che l'anno della settimana abbiamo speso male, forse abbiamo speso male, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato qualcosa e soprattutto abbiamo sbagliato a gennaio, perché un giocatore si può sbagliare, eh, leggevo in settimana prima della sfida col Catania che si addebitava, si dava un merito a delle gli, eh, gli si addebitavano delle scelte tipo V così, cioè, io penso che un giocatore si possa sbagliare così come... E, mh, si può azzeccare di, di, di prendere un giocatore e avere un, un grosso vantaggio da questo giocatore si può rischiare di, di, di perdere soldi da altre parti e, però eh, noi sicuramente l'errore più grosso abbiamo fatto a gennaio perché a gennaio con una squadra che stava a 20 punti eh, nonostante le critiche che abbiamo subito dalla prima, dalla prima partita quindi mh, non è che i 20 punti avessero eh, in Oggi qualche in modo reato, riscaldato, riscaldato il pubblico pescarese no, anzi noi mi ricordo benissimo che eh, in una partita contro l'Atalanta eh, subimmo una grande contestazione, una grande contestazione eh, sicuramente eh, civile ma una grande contestazione e l'allenatore dell'Atalanta mi chiese nello spogliatoio che cosa eh, avessimo promesso noi ai nostri tifosi eravamo quart'ultimi Il campionato che il pescare doveva fare però eh, ripeto, noi a gennaio secondo me di quell'anno abbiamo sbagliato perché dovevamo farci eh, tranquillamente i fatti nostri e non facendolo abbiamo solamente eh, screditato le, quei ragazzi che avevano dato il massimo fino a gennaio e abbiamo portato giocatori che probabilmente non erano pronti per, per giocare, anche perché poi il mercato di gennaio si sa non è mai un mercato... Che tu puoi fare in maniera puoi stravolgere in maniera determinante la squadra a meno che non ti chiami Squinzi a Sassuolo. e Allora è un altro discorso. I suoi allenatori sono stati Cucut, Eusebio di Francesco. Galderisi Zeman, Galderisi. Ah già anche Galderisi, è vero, Galderisi. Cucuredo, Eusebio di Francesco, Zeman, Stroppa, eh, Bergodi, Bucchi, Bucchi eh, poi Marino, Cosmi. E Marco Baroni. Number one e ultimo della lista. Bah, number, one, number one eh, oggi sarebbe facile, però io dire, nel, 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 faccio, faccio un podio, diciamo. Ecco, io metterei, eh, metterei Zeman sicuramente per quello che abbiamo fatto, metterei Eusebio sicuramente. Eh, metterei anche Marino perché per me è un grandissimo allenatore, parliamo degli allenatori quelli che è, e metto anche Marco Baroni perché a mio avviso non ha nulla da invidiare a nessuno. Eh, gli altri non è che li, ho, li abbia scartati, eh, però sicuramente non hanno, non hanno eh, reso per quello che Non pensavo. hanno caratteristiche, eh? ecco, devo dire, eh, dimenticavo, dimenticavo un altro di allenatore che a mio avviso ha le caratteristiche per farlo, gli manca qualcosina dal punto di vista caratteriale ancora, ma ha sicuramente le caratteristiche per farlo ed è Giovanni Stropp, perché per me Giovanni è uno di quelli che sul campo ha lavorato benissimo. Poi è chiaro che eh, purtroppo contano i risultati, non ho messo Christian Bucchi perché eh, Christian era un ragazzo nostro, è un ragazzo che stava con noi ed è un ragazzo che si è prestato, se vogliamo, a fare una brutta figura quindi per questo io lo ringrazierò sempre e gli auguro veramente tutto il bene e so che adesso sta facendo molto bene a Sassari con la Torres oh, Invece i direttori sportivi, Lucchesi, De Licari, Repetto, Pavone E Claudio Garzelli all'inizio E Claudio Garzelli, <ride> faccio fatica a ricordare sì, la prima esperienza pezzo, sì, sì, quelli, Quei sei mesi sì, E poi eh, quella fu una salvezza molto sofferta a Cava l'ultima giornata Salvezza sofferta e devo dire che in quei sei mesi abbiamo visto forse le cose più brutte del calcio. Perché. Tutti si proponevano per aiutarvi. No, no. ma al di là di quello, non è quello. Quello era l'ultimo dei problemi perché noi abbiamo sempre avuto una linea e l'abbiamo mantenuta fino a oggi. Però brutte perché eh, noi siamo entrati eh, con una società che era in tribunale e dal giorno dopo sono cominciate a uscire tutte le, le, le richieste, tutte le, le, le delle cose che, che nessuno sapeva del passato, quindi chi avanzava ed era stato zitto in attesa di chi è... Quindi dovevi tenere botta un po' a tutto per cercare di mantenere un equilibrio, per cercare... C'era la categoria da difendere? Da difendere la categoria, perché è chiaro che se noi non avessimo raggiunto la salvezza in quell'anno, potevamo anche... Dire, dire stoppa al progetto, poi invece abbiamo fatto questa salvezza all'ultima partita. Abbiamo messo in piedi una squadra per l'anno successivo, una squadra importante. Abbiamo lasciato la squadra nelle mani di Cuccuredo, che era l'allenatore che ci aveva in qualche modo portato alla salvezza, ehm, devo dire facendo il primo errore perché. Eh, e lì, anche lì si parla di inesperienza e di rapporti umani, no? perché sai, quando tu non, sei, non hai un po' di pelo sullo stomaco è chiaro che eh, anche il solo fatto di aver dato mezza parola, magari eh, vai avanti. E, nel frattempo devo dire che c'era stata un po' di lungimiranza perché noi avevamo preso Eusebio Di Francesco che al di là che era mio amico ma era una persona sulla quale noi contavamo, per il settore giovanile ma con un'ottica un, un futura. Un futura. Quando è arrivato il momento di, di mandare via l'allenatore non ci abbiamo pensato un attimo perché abbiamo subito chiamato Eusebio e gli abbiamo dato una squadra in mano che era costata tantissimo quindi assumendoci un rischio importante. Eusebio l'ha portata a termine nel modo migliore, siamo andati in Serie B, abbiamo fatto un campionato strepitoso, abbiamo fatto eh, una salvezza l'anno successivo una bella salvezza con Tranquilio, un campionato tranquillo cioè. poi è arrivato il momento in cui Eusebio si era messo in evidenza e quindi fu chiamato anche lui fu richiamato dalle sirene della serie A e anche lì non voglio essere presuntuoso ma anche lì a Eusebio si lascia perdere fai un altro anno come si deve qui che facciamo una buona squadra e facciamo qualcosa di importante e quindi nel, nell'andare via da, da Pescara Eusebio ci, ci comunicò il fatto di… Eh, del, Lecce. del Lecce. ci disse. E, e che poi fu quello che anche ci consigliò se vogliamo il, il discorso sul mister, su Zeman. Mi ricordo che tornavamo da, da Milano insieme, eravamo stati a Milano io, Daniele e lui, e lui in macchina mi disse perché non chiamiamo il boemo? E io vabbè io non lo conosco, chiamalo tu lo chiamammo, lui era nella sua, nella sua patria, eh, che era in vacanza, e gli disse, ti fai due chiacchiere con la Pescara Calcio? Lui disse sì, sì, volentieri, quando torna. La settimana dopo facemmo un incontro a Roma, decidemmo di, di, di puntare sul mister con tanti ragazzi, diciamo anche semi sconosciuti, anche se di, di, di prospettiva e di qualità importanti, e andò, come, andò come tutti sappiamo. Sono stati eh, quelli i momenti più belli, ovviamente, della sua esperienza calcistica. Ma anche l'anno della Bifon, anche l'anno della promozione della C alla B, cioè che fu l'uscita da, da una situazione che per pescare era pesante e quindi sì, però, tornando andare a, a giocare allo stadio del 12 sì, ma maggio. Cioè, io l'altra sera vedevo il derby Sampdoria a Genova sì. e, e ci avevo in mente la giornata della, della vittoria con la Samp che ci ha portato in Serie A ed era un momento indescrivibile. Poi, eh, nel, rive nel ripensare quell'anno, nel rivedere certe scene, nel ripensare quello che ci è successo in quell'anno, la morte di Franco Mancini, sì, la disgrazia sì. di Morosini allo Stato Adriatico, cioè tante cose che sono tutti piccoli segnali che poi alla fine hanno portato a concludere l'annata. In maniera, Oh, invece fantastica. dei suoi partner che sono usciti dalla società, chi manderebbe all'isola dei Famosi? L'isola all all'Isola dei Famosi io per, se devo dare un nome proprio per mandarla all'Isola dei Famosi perché farebbe sicuramente una bella figura perché è una persona brillante ed è una persona anche divertente con la quale si sta bene insieme ci manderei Peppe. Che pure famoso, no? Famoso già lo è, sì. quindi non, non serve andare all'isola dei famosi. Però nell'ambiente, per, cioè, non puoi mandare magari uno che dice una parola, cioè, Peppe è una persona con la quale si sta veramente molto bene insieme, è una persona di grande compagnia, una persona Oggi come brillante, sono i intelligente. Tra di voi? I rapporti sono buoni, io non ho modo di, di, di vederlo spesso, però quelle poche volte ci siamo visti i rapporti sono buoni. Io, io non ho nulla contro nessuno, Enrico. io eh, se ho qualcosa da dire è che purtroppo mi hanno lasciato in mezzo al fiume da solo, ma quello sì, ma quello glielo dirò fino alla morte, ma a tutti, non solo a Peppe. Però, che posso dire? Posso dire oh, invece, mh, chi le piacerebbe vedere al suo fianco come imprenditore di questa città un giorno in società? Ma io mi auguro che invece, non solo al mio fianco, ma anche al fianco di quelle persone che oggi sono con me, mi riferisco a Danilo, a Bancoschi e agli altri, eh, si possano affiancare altre persone importanti, perché mh, il progetto Pescara, purtroppo, se lo vogliamo guardare solo dal punto di vista della squadra di calcio, e attira poche persone. Noi abbiamo fino, finora lavorato con la passione, mettendo, buttando il cuore oltre l'ostacolo, anche in modo da, da, da incoscienti alle volte, no? però adesso bisogna cominciare a ragionare in maniera diversa, cioè, se vogliamo guardare al futuro eh, in maniera ottimistica e soprattutto pensare a un pescare che possa dare delle soddisfazioni a tutti e principalmente a noi che siamo i primi, eh, bisogna pensare a, a costruire intorno al pescare tante piccole cose che servono per alimentare il pescare, perché caro Enrico, noi non siamo nella condizione di poter alimentare il pescare con mezzi propri, perché non ce ne sono. Quindi in questo momento tutti gli imprenditori hanno problemi dentro le proprie aziende che non possono distogliere capitali per buttarli nel calcio. Noi ci vogliono le idee, ci vogliono le idee, ci vogliono le persone capaci di sviluppare le idee. E quindi se, se dovessero arrivare persone che, che siano brave anche da questo punto di vista ben vengono tutte Ecco, oltre alla famiglia che ovviamente è al primo posto nella sua vita il primo pensiero della giornata e l'ultimo resta il pescare Ma io penso che in questo momento il, primo pensiero, il pensiero non è il primo pensiero della giornata è il pensiero della notte perché alle volte non ci dormi su questi pensieri perché eh, ripeto, purtroppo è bello arrivare allo stadio e dire ah avete vinto, avete perso, avete fatto gol, avete fatto gol ma qui ci sono, siamo arrivati a un punto che le società di calcio hanno delle incombenze, delle scadenze che veramente non ti fanno dormire la notte, perché poi dopo rischi che per un giorno, per due ore, rischi di, di, di prendere delle penalizzazioni, ma soprattutto non, non tanto le penalizzazioni, perché uno potrebbe anche ragionare nei termini, ho fatto la squadra forte, prendi in un anno tre punti di penalizzazione, vincono la partita e le recupero. Per me non, non sono importanti i punti di penalizzazione, per me è importante la faccia. E, quello che noi abbiamo fa, dico, costruito di buono nel, in questo Pescara è l'immagine che questa società ha all'esterno. E, e questo non si può rovinare. Non si può rovinare facendo passare un'immagine un, un, un di una società che ha, che ha problemi. Questa società deve andare avanti e deve dare sempre un'immagine positiva perché se siamo riusciti a fare delle operazioni importanti anche all'estero e grazie a quello che abbiamo costruito in termini di immagine. Oggi il Pescara è una società seguita, è una società dove eh, vengono, sono. Ma vengono degli osservatori eh, ogni settimana a vedere i giocatori del Pescara perché hanno capito che il Pescara è una società che investe sui giovani, che ha giovani importanti, che è un settore giovanile. Eh, importante che ha ne, in, nella, nella sua squadra non giocatori di proprietà solo di altre squadre eh, di Serie A, ma ha giocatori importanti di proprietà quindi noi su questo dobbiamo lavorare poi se qualcuno pensa che il giocatore importante debba rimanere a Pescara purtroppo questo non è possibile non sarà possibile nel breve periodo a meno che non ma sia non è possibile non, nemmeno nei grandi club Quindi, figuriamoci a parte a ma io siccome sono abituato a guardare in casa mia dico quello che è possibile in casa mia a prescindere dal fatto che oggi anche i grandi, se la Juve pensa di vendere Pogba pensando di fare una squadra che possa vincere la Champions vuol dire che c'è qualcosa che certo. eh, di, di, di anomalo però Giustamente la Juve vende Pogba e si comprerà quattro giocatori. E, e questo è il modo di lavorare della Juve: il Pescara venderà, non lo so, eh, Melchiorri. Sebastiani, non diciamo no, <ride> facciamo i nomi: venderà Sebastiani e comprerà. Se Sebastiani vale qualcosa, comprerà altri 4-5 ragazzini su cui lavorare su, de, 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 per il futuro, perché purtroppo il Pescara si deve autoalimentare. una fortuna che la maggior parte dei pescaresi però hanno ricevuto questo messaggio. Ma io eh, Enrico ti dico la verità, io mh, perché molte volte dicono ma sai contestano o non contestano, io dico che i tifosi del Pescara questa cosa hanno capito, eh, la curva di cui si parla tanto, la curva a, a noi ci ha sempre chiesto di dare continuità, non ci ha chiesto andate in Serie A, andate di qua, andate di là, noi la, la Curva ci ha chiesto serietà e continuità, noi e questa io penso che sia la parte più importante del tifo pescarese, poi ci sono tutti gli altri tifosi che vengono allo stadio, che fanno l'abbonamento, che sono vicini al Pescara, però realmente poi noi ci troviamo con quelle persone che amano il Pescara che vogliono bene al Pescara, io eh, ricevo decine e decine di mail alle quali io rispondo puntualmente a tutti. E ti devo dire che poi c'è anche gente che parte con un tono. E diventa amica o viene qui a prendersi il caffè con me perché capisce perché io spiego loro quali sono i problemi. È chiaro che è facile mettersi dall'altra parte e dire: Ma voi non volete comprare, voi non volete. Eh, comprare ci vogliono i soldi. Un campionato di Serie B oggi non si può sostenere pensando di guardare i contributi perché i contributi di una squadra come il Pescara, se tutto va bene in Serie B, arriveranno a 4 milioni, 4 milioni e 2, 4 milioni e 3. Con 4 milioni e 3, una squadra come il Pescara, che fa le cose regolari, perché questo è una cosa, un altro aspetto che tengo a precisare, non va da nessuna parte. Gli incassi dello stadio adriatico sono minimi e non è che se tu le riempi fai di più, perché comunque se vuoi portare gente… Devi fare oggi dei prezzi sostenibili per le famiglie, per la gente che, che magari ha perso il lavoro, quindi non è che tu sei a Torino che fai. Quindi bisogna ingegnarsi su cessioni e acquisti. Bisogna ingegnarsi su trovare altre fonti di ricavo. A me viene da ridere no, sentire qualcuno che dice avete fatto l'accordo con la GEA, e allora qual è il problema? La GEA si occupa di eh, lavorare nel settore marketing per, dare, per fare in modo che. Le società che si sono affidate alla GEA, adesso si chiama GEA, si poteva chiamare pure no, questo. Questo probabilmente intravede un rapporto con Moggi. Io, per, io personalmente, arrivo eh, ti posso dire che... Tecnico, ho un no? grandissimo rapporto con, con Alessandro Moggi. Il papà non l'ho conosciuto perché non, non eravamo ancora eh, è stato il nel più mondo del, del, del calcio, del calcio. Ma, ma mi sembra che insomma... E qui ritorniamo come la politica, no? che alle volte qualcuno dice si stava bene, quando si stava peggio, no? e nel calcio penso che sia successa la stessa cosa, se non, se non, non vado sì, troppo lontano. Sì. Io comunque ho un grandissimo rapporto con, con Alessandro oggi e ti devo dire che, se magari avesse, avessi tutti i rapporti con eh, quel tipo di, di, di professione, come ce l'ho con, con Alessandro, perché il Pescara sempre ha sempre avuto eh, un, un, un occhio di riguardo. Per i rapporti Quindi, non c'è questo cordone umbilicale né con Mogi né con Raiola. Ma nel, modo dice, più assoluto, ma nel modo più assoluto. Raiola, sono state le operazioni, Raiola, Raiola tutti, abbiamo fatto delle operazioni con Raiola. dove Io penso che la correttezza di quell'uomo nei nostri confronti è stata unica perché noi abbiamo deciso, scelto, fatto, disfatto e quello non ha fatto mai una piega. In altre situazioni, queste cose qua non esistono. Con lei parleremo ore e ore perché sono tanti gli argomenti, però siamo arrivati alla chiusura. Lei è entrato nel club dei cinquantenni da qualche giorno, quindi si sente comunque in forma per altri 50 anni da vivere con la stessa passione. Ma io mi sento non in forma, io mi sento un leone, quindi non, eh, devo dire che non, non ho nessun tipo di, di problema a, a portare avanti le cose che sto facendo in generale, non solo nel calcio, perché se non ti alzi con la grinta, se non ti alzi con quella voglia, con quell'entusiasmo quell non vai da nessuna parte. Oggi stamattina ero in macchina e parlavo con un mio amico che mi raccontava di, di un, a sua volta di un suo amico che era andato via dall'Italia, no? era andato via dall'Italia e detto, sì, però sai... Dicevo io, ci vuole coraggio per fare una scelta di questo tipo, perché è una scelta forte, la famiglia, le cose che c'è qui. Le, le, e lui dall'altra parte dice, no, guarda che ci vuole coraggio per rimanere qua oggi, non andare via dall'Italia. E forse ha ragione, però devi avere sempre qualcosa, quella voglia, quell'entusiasmo, quella, quella, quell quella grinta, perché sennò veramente oggi… In famiglia sono tifosi, sì. Ma in famiglia l'unica tifosa vera è Maria Cristina, perché poi di fatto mia moglie non ha grande passione e la mia prima figlia Michela. Meglio così. Sì, ma sinceramente, ripeto, io tolgo molto alla mia famiglia, questa è la cosa che mi dispiace, però adesso è un impegno che ho, io gli impegni li mantengo, quindi in questo momento ho questo impegno. Poi avremo modo di, speriamo di recuperare. Chiudiamo con l'ultima domanda sul turno di domani, allora entra Pescara e Lanciano Cittadella, una previsione sulle due Abruzzesi. Ma io mi auguro che tutte e due si possano uh, far valere nella partita, nelle partite di domani, Pescara viene da una bella vittoria col Catania, il Bari e il Lanciano viene forse dalla partita più brutta, io l'ho vista la partita... Parte sì, non, non sta a me giudicare, ma sicuramente non, non, non ha giocato da Lanciano, da quello che abbiamo visto in questi anni, che devo dire per me Lanciano ogni anno è una piacevole sorpresa. Eh, io sono abruzzese prima di tutto, quindi non, non faccio problemi di campanile, anzi sono contento se, se dovessero venire su anche Teramo e L'Aquila perché eh, sarebbe veramente un bel segnale per, per l'intera regione. E quindi, Fa un po' più il tifo per il suo amico Campitelli, per il terreno. Ma io sono anche amico di Corrado Chiodi. Io, non, per fortuna, nella mia vita non ho pochi nemici, quindi non, non ho. Mi dispiace, mi dispiace perché ci sono dei rapporti che magari non si possono portare avanti per, per qualche. Per qualche una persona, persona per che, che la pensa in maniera diversa, ma per me l'Abruzzo è l'Abruzzo, quindi io faccio il tifo per tutti, per tutti quelli che sono abruzzesi, perché sono un abruzzese doc, un pescarese doc e mi piace… E come società è anche disposto ad aiutare queste realtà? Ma nel modo più assoluto, anzi la cosa che, che alle volte mi fa, mi fa arrabbiare è che anche quando tu vuoi essere disponibile eh, c'è qualcuno che pensa che magari debba venire a, a, a farti un favore, no? Quando tu dici tuo amico Cambitelli forse perché con Luciano eh, è stato uno dei pochi a capire che, che la, la, eh, il è, è, è una, la nostra è una mano tesa eh, certo. nei confronti di queste squadre che oggi sono in Lega Pro, che speriamo di vedere anche sopra e per ritornare alle partite di domani mi auguro che il Pescara eh, a Chiavari e il Lanciano. In casa col Cittadella possono, dare una possono fare una buonissima partita e dare delle soddisfazioni ai propri tifosi vincendo tutte e due le partite. Sarebbe il massimo questo, però uh, il campionato è ancora lungo e quindi mi, mi viene buono. da sorridere perché qualche volta sento dire il Pescara. La, la settimana scorsa mi sono incontrato con una persona che mi diceva ma sai adesso abbiamo ripreso quasi il lanciano ma il Pescaro mica fa la corsa sul lanciano o viceversa. Pescara e il lanciano hanno un obiettivo, devono fare bene questo campionato, il lanciano è un po' avanti a noi, noi siamo subito lì dietro, sarebbe bellissimo se riuscissimo a fare entrambi i playoff e magari una delle due a fare qualcosa di più. Quindi io mi auguro che veramente... Lo sport in Abruzzo in generale, quando prima parlavo di, di, di pallanuoto, parlavo di basket. Mi auguro che sempre più gente possa dare una mano, possa avvicinarsi allo sport per far sì che perché poi la regione o anche le varie città eh, ne trarrebbero dei vantaggi. Perché, al di là di quello che si può dire, il pescare in Serie A ha portato vantaggi a tutti: eh, gli alberghi, i ristoranti, i negozi, la gente che veniva da fuori. Eh, cioè, queste sono cose positive per, per l'intero movimento per la città, se poi uno è ottuso queste cose non le vede, però la realtà questa è. Grazie Presidente Sebastiani, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo del campionato, grazie per aver accettato il nostro invito in un'intervista un po' diversa dal solito. Grazie a voi, grazie, lupo. grazie. pubblicità. Rientriamo in studio dopo aver seguito la lunga intervista con il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, che ha raccontato un po' la sua eh, storia a livello sportivo, ma ora ci concentriamo sugli impegni di domani. Dunque la Pescara dopo la vittoria eh, conquistata nell'ultimo turno di campionato con il gran gol di Marco Sanzovini. Si appresta ad affrontare questa trasferta di Chiaveri contro l'entella degli ex Sforzini e Cutolo. Sforzini però non ci sarà in quanto squalificato, così come mancherà nel Pescara Pasquato che è stato appiedato per due turni. C'è molta più fiducia intorno alla squadra di Marco Baroni. Certo questo Eurogol di Marco Sansovini ha caratterizzato un po' tutta la settimana. Sansovini. L'idolo dei tifosi biancoazzurri potrebbe scendere in campo anche dall'inizio Baroni. Hanno ancora annunciato la formazione, ma è una trasferta un po' diversa dalle altre perché al Comunale di Chiaveri il campo ha delle dimensioni ristrette in sintetico e quindi ci sono delle insidie da superare. Ma quel che conta è l'atteggiamento della squadra di Baroni contro Unentella che comunque sta ben figurando in questo suo campionato di Serie B. Trasferta di Chiaveri che era stata vietata in settimana ai tifosi del Pescara, anche questo è stato un discorso che ha lasciato diverse polemiche, così come è stato permesso ai tifosi del Latina di recarsi a Terni, doveva eh, dove esserci lo stesso trattamento ovviamente per i tifosi del Pescara. Comunque andiamo a sentire le impressioni della vigilia su eh, Entella Pescara. Non ci saranno grandi modifiche rispetto alla partita col Catania, anzi, eh, anche perché credo che sia giusto eh, alcuni giocatori che hanno fatto molto bene e che abbiano, sì, abbiano una riconferma. La maglia ce la conquistiamo sia con la prestazione che con il lavoro settimanale. E quindi questa è un, un po una piccola regola che ti serve anche per tenere tutti assolutamente motivati. Sappiamo che domani sarà una, una battaglia, nel senso che sarà una gara su un campo non grandissimo, lo stadio è piccolino, il terreno sintetico, però noi, noi siamo pronti, dobbiamo essere pronti assolutamente da questo punto di vista. Per noi è anche è proprio un test importante, anche di crescita, no? proprio nostra, quindi... Eh, abbiamo, stiamo lavorando molto su questo aspetto e voglio delle risposte anche vogliamo sia io che la squadra da questo punto di vista quello che ho visto è una squadra che eh, allunga molto calcia va, va ad attaccare questa seconda palla sono molto determinati sono accesi sono, sono una squadra che negli ultimi 30 metri è molto aggressiva eh, concede, concede poche, poche disattenzioni. Concede. Ecco, eh, sa raccogliere il massimo. Ecco, ora loro vengono da, da tre risultati positivi: cioè hanno vinto il derby con lo Spezia. Insomma, e quindi, sicuramente di là troveremo, troveremo una squadra tosta, però ripeto. È importante quello che noi facciamo. Cutolo è stata più una scelta sua, no? quindi io posso solo dire, come avevo detto in precedenza, anche di Sforzini, che anche se poi c'è stato un momento in cui io l'ho ritenuto non, da non di mettere fuori rosa, ma... ma ma semplicemente per un problema di mercato, però come non mi hanno mai mancato di rispetto, hanno sempre lavorato benissimo da professionisti seri. E ora ci concentriamo sull'altra sfida del Virtus Lanciano che deve riscattare l'opaca prestazione di Bari ospita il Cittadella che è una squadra sempre insidiosa perché il tecnico Foscarini non è uno che specula sul risultato. Nei 30 anni mancherà lo squalificato Grossi. Ma da Versa si attende una prova di riscatto da parte della sua squadra che sì è stata sconfitta a Bari. Ma quel che preoccupa è che non c'è stata la prestazione. E quale occasione migliore è quella di? superare un Cittadella che sta uscendo dai bassi fondi della graduatoria mentre la Virtus vuole consolidare il suo ultimo posto nella griglia dei playoff. Anche la vigilia di Virtus Lanciano Cittadella. Sì, è importante sia per il fatto che poi andremo a affrontare due trasferte con due squadre, Vicenza e Perugia, in questo momento che stanno Vengono da, da un ottimo periodo, il Perugia le ultime due l'ha vinta, il Vicenza eh, da quando è arrivato Marino eh, sarebbe la prima in classifica perché sta facendo un campionato straordinario. Ripeto, ma le partite sono tutte importanti. Poi magari, eh, come ho già detto in passato, fare calcoli, nel senso che una partita magari è più abbordabile dell'altra, si fa solo un, un, un grande errore. Bisogna pensare. Alla singola partita, affrontarla nel migliore dei modi e nella migliore condizione possibile. L'errore più grosso che possiamo fare è valutare la squadra in base alla classifica. ho già detto in passato che il girone di ritorno le squadre viaggiano a ho fatto l'esempio del Latina. E... L'errore più grosso da parte nostra è valutare la squadra in base alla posizione di classifica. Perché spesso e volentieri ci possono essere delle problematiche. Ho fatto l'esempio del Palermo che se il girone d'andata ha viaggiato, ha fatto un, un girone d'andata piuttosto negativo, il girone di ritorno era una squadra di extraterrestri, ha vinto il campionato di scioltezza e la stessa squadra con qualche innesto, perché i giocatori che hanno cambiato non sono tantissimi, stanno facendo benissimo in Serie A, quindi guai a noi a, a, a valutare la squadra avversaria in base alla posizione di classifica, non ce lo possiamo permettere perché magari noi il girone d'andata o fino adesso abbiamo fatto qualcosa di straordinario, l'ho sempre detto, quindi guai a noi a sottovalutare, a pensare alla squadra avversaria in base alla posizione di classifica. Sì, è chiaro che so, magari il, il, i punti sono gli stessi e a volte magari nel giorno d'andata si è fatto qualche pareggio in più, adesso c'è qualche sconfitta in più, e, però e, e, se dovessimo io ci mettere la firma a fare il, lo stesso punteggio del giorno d'andata, però mm, ripeto... E so quello che si è fatto per fare que que quei punti, ma non, è, mh, non ci ha regalato niente a nessuno e quindi eh, dobbiamo continuare con il lavoro, con la determinazione e ripeto, e eh, non abbassare la guardia perché il campionato di, di Serie B è riservato a delle, eh, mh, delle mh, non novità. delle delle sorprese, grazie, per, per cause che purtroppo ho cambiato di 42 partite, quindi guai a noi a sottovalutare ogni singola partita, guai a noi a di pensare di aver già raggiunto l'obiettivo. Siamo arrivati dunque alle battute finali di questo numero di Bizzona caratterizzato dalla lunga intervista realizzata con il presidente della Delfino Pescara Daniele Sebastiani, con i servizi ovviamente su Entella eh, Pescara e su Lanciano Cittadella con Bizzona. Ci risentiremo la eh, prossima settimana. Ricordo che ci sarà anche un turno infrasettimanale, il Pescara tornerà in campo martedì contro il Crotone, quindi la settimana prossima avremo un quadro più completo della Serie B dopo due turni di campionato. Grazie per averci scelto.